pensiero è come quello stabile della fondazione. Noi come fondazione di origine bancaria siamo a fianco della città, siamo stati a fianco storicamente di tutte le amministrazioni. Io ho un vantaggio competitivo perché il presidente Bandecchi lo conoscevo personalmente, già avevamo condiviso alcune idee sulla città. Adesso c'è stata questa la nomina del dottor Niti Nonni come diciamo delegato nei confronti della fondazione, è un nostro socio, quindi è una persona che al di là del valore professionale, è una persona con la quale siamo abituati a interagire. Noi abbiamo tanti progetti aperti che ci piacerebbe concludere e abbiamo anche qualche idea da condividere con il sindaco per il futuro. Cioè, la presenza della Fondazione Caritas vicino all'amministrazione comunale di Terni e l'amministrazione comunale di Narni è sempre rimasta stabile, sicuramente dipende dai progetti che si mettono in campo, quindi una programmazione che va fatta. Apprezzo anche lo slancio con cui è stato preso il governo della città e che porterà altre iniziative che saranno in slancio. Vogliamo completare sicuramente l'intervento sull'anfiteatro romano, perché a noi ci teniamo molto in quanto è anche un punto di ritrovo per tutti gli eventi culturali, e poi il sostegno all'ospedale non mancherà. E vediamo se ci sono altri progetti per il futuro, ma io su questo sono molto tranquillo perché il 2 giugno già ci siamo sentiti con il sindaco a livello informale, ma già abbiamo condiviso alcune tappe importanti. Il sostegno è incondizionato, è uguale a quello che sono state fatte per altre amministrazioni e per le amministrazioni che verranno.